Viviamo in Italia e da un punto di vista paesaggistico e naturalistico siamo fortunati. Viviamo in un vero e proprio paradiso. Abbiamo mare, abbiamo montagne, passiamo dalle coste rocciose scolpite dal vento ai laghi incantati. Insomma, numerose sono le bellezze naturali della nostra penisola, che può essere rappresentata come uno scrigno pieno di tesori, più o meno conosciuti. Se pensiamo alle catene montuose, in particolare alla dorsale appenninica che attraversa la nostra penisola da nord a sud, anche essa la possiamo rappresentare come un forziere che cela al suo interno un importante senso della vita. Infatti, se noi pensiamo all'acqua, alla potenza dell'acqua che diventa spettacolo quando genera sulle bianche rocce calcaree quello che spesso chiamiamo paesaggio carsico, e che è un ambiente particolare, insidioso, arido, spoglio, in superficie. Ma che al suo interno invece troviamo l'elemento più importante per la vita di ogni essere umano, ogni essere animale, ogni essere vegetale, l'acqua. In Appennino meridionale, in particolare nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, un esempio perfetto è il massiccio degli Alburni. Esso si erge tra la valle del fiume Calore e quella del Tanagro e si mostra in tutto il suo splendore, l'esterno. Ciò che non tutti sanno è che al suo interno riserva sorprese con le sue innumerevoli grotte, cavità carsiche generate dal lento lavorio delle acque che più che erodere la roccia, la scolpiscono, la incidono, la modellano, riuscendo ad unire, a cucire tra di loro anche piccoli vuoti che con il passare degli anni, delle migliaia di anni, è riuscita a costruire una rete carsica intrecciata, importante, e in cui corsi d'acqua che prima avevano il loro letto in superficie, adesso improvvisamente scompaiono e si tuffano all'interno di inghiottitoi, andando ad impreziosire la riserva d'acqua dolce che questi massicci carbonatici custodiscono. L'importanza, appunto, di questi elementi. Siamo passati dalla montagna, dal modellamento della montagna ad una riserva importante per la nostra vita. Vanno studiate, conosciute, indagate e soprattutto vanno tutelate.